Ed eccoci qua, siamo tornati, look nuovo, taglio di capelli nuovo, un sacco di novità, quello è ovvio. Mi piaceva iniziare con una frase che era una sentenza solitamente, cioè ed eccoci qua, puntuali, e non posso dirlo perché non siamo tanto puntuali, però come la vittoria dell'Inter nel derby. E poi non diteci che non ve l'avevamo detto, perché qua la trasmissione di oggi mi vedrà un po' per certi versi orfano dei co-conduttori di questa meravigliosa diciamo trasmissione dedicata alla musica, al rock e al calcio, e quindi non ci saranno in studio né Paletta, perché ragazzi sta preparando questo tour nuovo, e quindi dai, lo saluto ancora una volta, anche se ieri era qua che si aggirava nei nostri studi e gli ho proprio rinfacciato che l'ultima volta era primo, anzi era secondo in classifica, se la stava giocando per tutto, dopodiché ha avuto la buona idea di, forse di respirare l'aria, il nostro ospite di stasera probabilmente gli aveva fatto qualche pronostico su cosa sarebbe successo nei mesi a seguire, e quindi è sparito come il ghiaccio al sole, caro Paletta Juventino che non sei altro. E allora ieri era qua e ha detto no ma scusate, sto andando via, devo andare a Legnano a vedere se trovo i 15 punti. Vabbè, lasciamo perdere. Andrea invece, ho buone notizie per gli amici del rock, per gli amici di Rocker TV, perché è in studio, sta lavorando con Cristina a qualcosa di speciale. Pensate che è talmente speciale che non mi ha voluto dire di cosa si tratta, ma stanno, oltre che registrando un disco nuovo, probabilmente facendo qualcosa a sorpresa. Io non vedo l'ora di ascoltarlo e quindi, ripeto, oggi siamo qua ancora una volta per parlare insieme e ho il privilegio di cominciare la trasmissione con l'ospite oramai ricorrente di questa bellissima Rock and Goal. E diamo il benvenuto quindi a Filippo, direttamente da Imtrader. Ciao Mario, eccolo, ciao qua a tutti, puntuale come il pronostico preso. Allora, brindiamo subito e mettiamo le cose in chiaro. Vieni qua. Oh, complimenti, ragazzi. E poi non diteci che non ve l'aveva detto, perché adesso questa ormai sta diventando un vizio. Questa puntata io la vorrei dedicare davvero a scoprire come fare a fregarti un po' di... mi sa che c'è qualche cellulare che fa interferenza, sì. Però vabbè, la prossima volta mettiamo in modalità aereo. Questo me lo consigliano sempre dalla regia. Ragazzi, non si sbaglia mai. Io non l'ho ancora bevuto. Alla salute. Grazie Lautaro. Sarà... puttana, che forte. Mamma mia, che qualità. Allora, sei pronto a raccontarmi un po' di cose? Mario. Allora, oggi avremmo dovuto avere ospite un grande amico, Alessandro Budel, e in realtà, cosa dell'ultimo momento, abbiamo purtroppo appreso che gli è stata rubata la macchina. Oh, nel 2023, cioè, tutto ti aspetti, meno che qualcuno... C'è ancora chi ruba le macchine. Vada in giro a rubare le macchine, cioè a che pro, vabbè. Lasciamo perdere. E quindi il povero Alessandro si è ritrovato a fare la solita trafila, quindi commissariato, denuncia, e infatti avrebbe voluto essere qua, ma recupereremo, perché questa è la cosa importante da dire. Sicuramente si è reso disponibile per non la prossima puntata, perché lì poi lo diciamo che ci sarà super ospite. C'è super ospite, e magari la settimana dopo proveremo di nuovo a vedere se si riesce a coinvolgerlo, visto che ci eravamo anche preparati un sacco di chicche, domande ad hoc per svelare quella che è la sua carriera anche attuale, visto che è diventato, dopo calciatore, anche commentatore di DAZN. Però vabbè, lusso. Hai visto i bambini in festa, come ci ricordo? Tutti che guardano DAZN. Assolutamente sì, anche se devo dire che da abbonato qualche problemino. Allora, anch'io. Oltre al problema di rete, io soffro un po' le telecronache dell'Inter. Chi lo dice? Quindi non vorrei fare Inter TV in questo momento, perché non è, però devo dire che il trattamento dei commentatori nei confronti delle partite dell'Inter non sempre mi trova d'accordo, anzi mi fa girare un po' le palle, facciamo così. Vedi?
E allora, oggi puntata in relax, bello. Quindi finalmente potrò farti un po' di domande per scoprire ancora meglio come tu possa riuscire a raggiungere i risultati che ottieni. E prima di ribadire, perché oramai, cioè, una volta può essere un caso, due volte può essere fortuna, tre volte che gran culo. Alla quarta uno si deve arrendere all'evidenza, e cioè che quello che tu hai fatto diventare il mestiere della tua vita, cioè, realmente è una materia, cioè a tutti gli effetti. Per cui la cosa che mi viene da pensare è questa: abbiamo preso in esame degli spezzoni, delle piccole pillole di tue valutazioni, perché qua non si tratta della sfera magica del mago, no? che dice la sua e la butta lì, come si può fare al bar o insomma in giro quando si dice la propria. Tu sei uno che analizza, studia, e a quel punto, grazie alle indicazioni che derivano da tutto quello che affronti, ti ritrovi nella condizione di avere elementi a sufficienza per vivere quello che sarà lo sviluppo del film, della partita, della gara, partendo da delle basi totalmente differenti dell'improvvisazione. E allora, innanzitutto io vorrei fare una piccola cronostoria. Tu sai che quando noi intervistiamo gli ex calciatori, i calciatori, eccetera, la prima domanda che gli faccio è: ma come ti è nata la passione nei confronti del tuo lavoro e quando ti sei accorto di avere qualche requisito in più rispetto agli altri? E allora, visto e considerati i risultati che stai ottenendo, e vorrei che ne parlassi tu, visto e considerato che tu sei partito facendo tutt'altro lavoro e hai potuto festeggiare da pochissimo anche dei risultati anche a livello economico che ti hanno consentito di poter dire a voce alta che si può fare, cioè questa cosa che è una cosa. Allora, la domanda è questa, e mi aspetto una bella risposta: come e quando ti sei appassionato a questa disciplina? Perché oramai mi viene da pensare che il trading sportivo sia una vera e propria disciplina, uno studio. Guarda Mario, parliamo di 15-16 anni fa. E io, appassionato di numeri, forse l'ho anche detto in questa trasmissione, appassionato di matematica già dalle scuole medie, e appassionato di Excel e appassionato di calcoli, statistiche, ho cercato di capire se in questo mondo che è il calcio ci fosse qualcosa di ricorrente dato dai numeri. Quindi, grazie ai numeri, cercare di studiare se questi numeri puntualmente tornassero ogni anno, ogni due anni, ogni mese, ogni giorno. Quindi cercavo di capire, e ancora all'epoca non ero così bravo come oggi, capire se effettivamente ci si poteva vivere con questa, con questa materia, quindi certo, che sarebbe poi diventato il trading sportivo. Ma all'epoca, ti parlo comunque di moltissimi anni fa, non era ancora così in voga, anzi forse era comunque sconosciuto. Esistevano a malapena ancora i siti online di scommesse, andavano ancora tanto le agenzie di scommesse, quelle proprio sul territorio dove andavi, giocavi la tua bolletta e tornavi a casa. Ma il trading sportivo, quindi un qualcosa che ti permettesse di far del trading e quindi non delle scommesse, non era ancora conosciuto. Quando l'ho conosciuto, ho abbinato queste due cose, quindi la possibilità di far trading e quindi non dover per forza dipendere da un risultato finale, alla mia passione per i numeri e le statistiche. Quindi io capivo se c'era del valore ad entrare in una partita, a capire se potevo entrare in una partita e scoprire se in quel momento potevo guadagnare o no, con quello che facevo poi tutti i giorni, quindi al mio lavoro. Ho abbinato queste due cose e sono arrivato, ovviamente velocemente, perché l'ho detto velocemente, ma sono passati tantissimi anni, quindi di studio, di conoscenze, di cadute, perché comunque per capire se una cosa funziona devi comunque anche cadere, rialzarti, rifarla, cambiarla, modificarla. E sono arrivato a questo punto ad essere comunque un trader sportivo in primis e poi un imprenditore, dove ho creato comunque un'azienda e un'accademia dove insegno a farlo. Quindi sei
praticamente sei insegnante di una materia che è il trading sportivo, e solitamente chi si approccia allo studio di una cosa che apparentemente sembra così complessa, perché poi mi dovrei raccontare nel dettaglio da dove prendi spunto, come hai fatto a maturare un certo tipo di considerazione per poterla poi condividere e consigliare. Ma guarda, si approcciano tantissime tipologie di persone. La maggior parte, ovviamente, è scontato dirlo, ma sono persone che arrivano dal mondo delle scommesse, perché comunque il trading sportivo, oltre che ad essere nel campo ancora del gioco d'azzardo, e dico gioco d'azzardo perché i suoi profitti non sono tassati come quelli della borsa, no? Essendo anche questo un trading, teoricamente dovrebbero essere tassati come quelli della borsa. In realtà sono ancora dentro il mondo del gioco d'azzardo, quindi tutti gli scommettitori, tutti gli appassionati di calcio e di schedine o comunque di giocate, sono quelli che si avvicinano più velocemente al trading e capire effettivamente se c'è qualcosa da poter fare in più o diversamente da quello che facevano finora. Poi però ci sono comunque persone che hanno la testa dell'investimento e quindi cercano di trovare una via alternativa o un investimento alternativo a quello che già stanno facendo, quindi una sorta di seconda entrata. Ci sono quelli che fanno forex, quindi ci sono quelli che fanno trading finanziario e cercano di cambiare o associare al trading finanziario anche il trading sportivo. Quindi comunque la maggior parte sono scommettitori, poi c'è una buona fetta di investitori, chiamiamoli così. Senti, di solito agli ex calciatori chiedo sempre: se dovessi raccontare ai tuoi figli, a un tuo amico, a un tuo conoscente, chi sei o qual è stata la partita più importante per te nella quale ti ci ritrovi, solitamente mi viene fatto menzione di qualche cosa che riguarda il mondo del calcio. Nel tuo mondo qual è la giocata che ti ricorderai per sempre, che hai previsto per tempo e che ti ha dato più soddisfazione? Ah, guarda, che mi ricordo, perché io forse è un bene o forse è un male, ma quando io chiudo la giornata non ricordo chi ha giocato il giorno prima, no? Cioè io questa cosa non riesco a capire perché, ma mi dimentico proprio. E quando trado una partita, quindi quando sono lì concentrato a vedere una partita, per me è squadra A e squadra B, a parte quando c'è l'Inter, che quindi non posso distaccarmi così tanto, ma per le altre non vedo Barcellona, Real, che vedo squadra A e squadra B, no? Quindi io ti devo rispondere forse sulle ultime, perché sono quelle che mi ricordo di più. La previsione, probabilmente quella che mi ha dato più soddisfazione, è stata quella dell'Argentina. E lì l'abbia vissuta in prima persona, lì, qua. Lì è proprio in live, come si può dire. Devo dire che è stata sorprendente, perché in realtà prima del mondiale era pieno di chiacchieroni che leggevano il futuro, perché io, da tifoso argentino quale sono, mi sono sempre sentito dire ma questo è l'anno dell'Argentina, vincete facile. Poi tutti i chiacchieroni così, alla prima partita sconfitta dell'Argentina, via tutti a remare contro, dire no, ma io lo dicevo che l'Argentina non vinceva niente. Invece tu sei sempre stato convinto, dicendo allora ha perso la prima, alla fine i numeri, perché qua non stiamo parlando di hotel, ma diciamo i numeri, le analisi dicono che invece alla fine vincerà, e così è stato, per cui ce la siamo goduta questa cosa per tutta la durata del mondiale. E come dico sempre, avrei fatto bene ad ascoltarti e a credere di più. Beh, se voglio, io vorrei anche mettere un po' il coltello nella piaga: quando te l'ho detto era dato 10 volte, quindi se avessi scommesso anche solamente 100 euro erano comunque 1000 euro. 1000, cioè sputtaci sopra, orca miseria, compravamo la tessera dell'Inter del prossimo anno. E con 1000 euro che ci vuoi fare? Quello. Oppure il posto auto per parcheggiare. Sto scherzando, chiaramente. Allora, vorrei però prendere in esame qualcosa di più recente, perché stiamo parlando di cose di qualche settimana fa, di qualche mese fa. Però, ultima puntata, proprio qua. Le previsioni erano in base a due partite. Devo dire che
una. È rimasto in bilico. È rimasto in bilico, hai ragione. Ma la seconda, che era quella che valeva di più, e cioè il derby, cioè me l'hai proprio buttata lì sul piatto. Hai detto: allora, Mario, ho analizzato, questo derby lo vince l'Inter. Allora, adesso mi devi spiegare quale analisi hai fatto e farla capire anche a chi ci sta ascoltando, per arrivare a essere così convinto di quello che stavi dicendo. Ma guarda, sul trading sportivo, il trading sportivo si basa molto sullo stato di forma, cioè i dati che si prendono in considerazione sono comunque dati delle ultime partite che si sono fatte, in casa e fuori casa. In questo caso il derby, ovviamente, in casa e fuori casa non è casa e fuori casa, perché sappiamo che tutti e due giocano in casa. Quindi ho preso in considerazione comunque le ultime partite. Le ultime partite del Milan, anche un cieco, cioè, avrebbe comunque detto così, no? Perché comunque arrivava da Lecce due scoppole, dal derby di Supercoppa tre scoppole, la Lazio, poi ha dato il Sassuolo inaspettato, un 5-2 in casa del Sassuolo. C'era qualcosa che non quadrava. Poi, dopo la trasmissione, Pioli però ha detto che cambiava qualcosa, e questa cosa qui mi ha fatto un po' pensare, perché comunque se continuava con la stessa formazione, lo stesso modo di giocare, io penso che la tombola arrivava veramente, perché ho visto prima addirittura tempo. Tu pensi che i cambiamenti abbiano limitato i danni? Perché in realtà la percezione che ho avuto io mentre ero a San Siro, e poi soprattutto quello che è stato detto da tutti gli addetti ai lavori, è che Pioli avesse fatto una formazione sbagliata e avesse deciso di mettere la squadra in campo in maniera da condizionarla a tal punto da arrivare sempre dopo in tutti i palloni, cioè, è proprio... Ma in realtà la percezione che io ho avuto da trader è quella che cercava di prenderne il meno possibile e cercare di fare poi un gol in contropiede. Questo ho avuto, cioè ha cercato di tenere un po' la squadra un po' compatta. Sì, era quello che veniva fuori, però magari non per volontà dell'allenatore, ma anche perché, ahimè, forse il modo in cui erano stati messi in campo non li aiutava più di tanto ad arrivare prima sulle seconde palle. Però qua stiamo entrando troppo in tecnicismi, a Rocker TV alla fine interessa altro. Infatti sono iniziati ad arrivare i primi messaggi, ci salutano in un casino, dicono benvenuto a Intrader Filippo, poi ti saluta Pasquale, dice ciao Rocker, Filippo e Mario, e invece Gianluca dice stasera tutti a tifare Grignani. Quindi, visto che siamo a Rocker TV, mi sa che stasera è il grande giorno, no? Grande interista. Eh sì, lui grande interista, ma adesso, allora, visto che ci siamo, dai, faccio una cosa che non bisognerebbe fare, perché proprio io sono stato il batterista di Grignani di diversi periodi della vita, e proprio oggi, guarda, vi faccio vedere una cosa che non dovrei. Mi hanno detto no, non la condividere ancora perché dobbiamo prima pubblicarla noi. Io non la pubblico, però mi avvicino alla telecamera e faccio vedere questa foto storica per far vedere la squadra del cuore di Gianluca. Vediamo, non è l'Atalanta. Mi avvicino a questa camera qua, eccola. Questa me l'hanno appena mandata, ragazzi. Si vede? Eccola lì. Cioè, guardate che foto d'epoca pazzesca. Guarda, ne faccio vedere anche un'altra, già che ci sono. Eccola. Cioè, vi rendete conto? Me l'hanno appena mandate dall'Inter queste foto, perché sono foto del tour della fabbrica di plastica del 1996. E allora racconto questo aneddoto, dai, tanto qua siamo a Rock and Goal e si può fare. Allora, succede questo: io suonavo nei Movida, questa la dico per la prima volta, è una bella quindi storia, è la prima volta anche per me, è una bella storia di musica e anche di calcio, quindi è perfetta per questa trasmissione. Allora, lo dico in quella telecamera là. Suonavo nei Movida, ero abbonato all'Inter e impazzivo per il calcio sempre. In tour con i Movida mi vestivo da calciatore dell'Inter, tant'è vero che la prima data che feci con i Pancreas, Paletta era scioccato perché mi ha visto in divisa dell'Inter con i pantaloncini e ha detto no, minchia, non ci credo,
ma non ti puoi vestire così, no? Però ero talmente convinto che nei ringraziamenti all'interno del libricino che si faceva, sai, col CD, ho messo ringrazio FC Internazionale, Massimo Moratti, ho messo Tarantino, tutti i calciatori, Zanetti, perché erano gli anni quelli nei quali li frequentavo molto. E a un certo punto uscì il disco per una etichetta indipendente che era la Digit, e io chiesi a tutti i costi di poter avere una recensione del disco, una piccola intervista su Inter Football Club, che era il giornale ufficiale dell'Inter, di cui ero anche abbonato. Cioè, cazzo, ragazzi, ci ho dato soldi all'Inter in tutti i modi. All'epoca il direttore del giornale era un personaggio, un giornalista, tra l'altro apprezzatissimo, che praticamente adesso lavora a Mediaset. Si chiamava, aspetta, ora mi sta venendo, sembra che non lo voglio dire, invece in realtà lo voglio dire. Come si chiamava? Aspetta. Che vecchia. Vedi, porca miseria. Vabbè, dai, appena mi viene in mente lo dico, perché sennò sembra che sto facendo la scenetta per nominare qualcuno, invece no. E allora, morale, cosa succede? Io dico all'ufficio stampa: mi raccomando, importantissimo, fategli fare una richiesta a Inter Football Club, perché facevano il tifoso speciale, gli dedicavano una paginetta e quindi avrei tanto voluto essere intervistato là. Morale, la risposta fu: se vabbè, ma in Movida chi cazzo li conosce, cioè ci guadagnate voi a fare pubblicità nel nostro giornale, cioè cosa ve la facciamo fare a fare, no? Mi ha sminuito, cioè, ma proprio è presente quando prendi un cazzotto e dici: oh, un giorno diventerò alto, bello, ricco e famoso e sarò lì a rompermi i coglioni per poterlo fare. I morale, salveranno il mondo. Bravo. Morale, succede questo. Esce il disco Contro ogni tempo dei Movida, mi chiama Grignani e mi dice: Mario, vieni a suonare con me alla Fabbrica di Plastica. E io gli dico: oh, dai, va bene. Giustamente, era una bellissima occasione, bellissime canzoni. Inizio a registrare e lui mi dice: no, sai perché quest'anno non voglio fare promozione? E io: come non vuoi fare promozione? No, dai, vorrei fare solo concerti, ma non faccio interviste. E io ho detto: allora, io accetto di venire a fare il tour e di registrare il disco se tu accetti di fare un'intervista a Inter Football Club. Allora, morale, lui dice: ma perché? Ma noi non teneva ancora tanto l'Inter, questa è la verità. E a un certo punto dice: va bene, dai, ma chi è che devo dire che ti piace, che è forte? Tranquillo, tu di capitano Zanetti, che non era capitano allora, Javier Zanetti è il giocatore più forte, tu tieni l'Inter, così. Morale parte, questa volta dall'ufficio stampa della Polygram, che era la casa discografica, la richiesta dicendo: Gianluca Grignani non rilascia intervista, l'unica che farà, se la volete, è a Inter Football Club. Chiaramente a quel punto il papagone che mi aveva detto no, non va bene, dice: ah, Grignani! E Grignani giustamente era d'accordo con me e gli dice: allora, io faccio l'intervista solo se c'è anche Mario vicino a me. E allora tutti: beh, certo, qual è il problema, no? Perché lui sapeva la storia. E a un certo punto mi sono ritrovato 4 pagine su Inter Football Club con me, il presidente Moratti, la maglia di Super Mario, la maglia di Grignani. E proprio oggi mi hanno mandato quelle foto lì sul telefono, perché probabilmente in occasione di questo Festival di Sanremo ripubblicheranno queste foto di Grignani, tifoso dell'Inter, e nelle quali ci sono anch'io, ovviamente, in qualità di batterista, vedi l'applauso che... Quindi, ragazzi, dove sta la morale? La morale sta che se una cosa la volete e la desiderate davvero, anzi, non la desiderate, perché se la desiderate non succede un cazzo, ve lo dico io. Voi dovete essere ossessionati e volerla, perché solo in quell'occasione sicuramente ce la potreste fare. Delle altre... vedi? E allora, la cosa importante per me è dirvi: a quanti sarà successo di prendere una porta sbattuta in faccia, un bel 2 di picche grosso così, di essere stati trattati da carta straccia?
è successo a tutti, no? Ma è il modo in cui tu reagisci a tutto quello che fa la differenza. Per cui c'è chi piglia e si butta via, c'è chi piglia e si arrende, e invece c'è chi piglia e dice: sai cosa c'è? Ogni lasciata è recuperabile. E adesso, presto o tardi, tornerai qua in ginocchio sui ceci, porca puttana. E così è stato. Vedi? Sai come dico io? Che se devi prendere il treno, devi andare in stazione, non ti passa sotto casa. È vero, però questo fa capire che, ragazzi, è tutto complicato, è tutto difficile, è tutto un sacrificio guadagnare, sia nell'ambito del proprio lavoro, sia nell'ambito della propria carriera. È tutto a un prezzo, sostanzialmente. L'importante è quanto siete disposti a pagare e quanto siete disposti a lottare per ottenere ciò che avete in testa. Per cui ti faccio i complimenti ancora una volta, perché grazie, tu, diciamolo pure, perché il link era questo: tu ti sei ritrovato da fare che lavoro? Beh, io ne ho fatti parecchi. L'ultimo che ero magazziniere, ero magazziniere in GDO. E hai voluto GDO, perché non lo sapessi, la grande distribuzione, Brico, qualunque che c'è in giro. E tu ti sei ritrovato lì a dire: voglio riuscire a inventare, perché onestamente quello è il termine giusto, è il verbo giusto, inventare un nuovo ruolo che mi si addice di più e che probabilmente mi darà le soddisfazioni che voglio. Sì, la cosa esatta era cercare di capire cosa poter fare associando la mia passione, sia del calcio che per la matematica, e avere molto più tempo per me, per la mia famiglia, e non dipendere da nessuno. Quindi è vero che non dipendere da nessuno, fai l'imprenditore, fai il libero professionista, però non ti dà il tempo. Così. Senti, allora parliamo subito di dati di fatto, perché io ti ho detto: vorrei capire una volta e per tutte da dove attingi le informazioni e come ti documenti per riuscire a dare una visione di quello che potrebbe essere. Io lo farei intanto dalla regia. So che hanno preparato un contributo tipo Interparma, no? Di qualche settimana fa, perché ne approfitto anche per farti domande più dirette. Vediamo che cosa avevi detto. Ragazzi, è ora di prepartita. Ci sono delle cose che volevate aggiungere? Non lo so. L'Inter cosa diciamo? Lo diciamo? Vabbè, dai, dillo. Io non sento. Dai, facciamo dillo così. No, dai, dillo, dillo. Per nei 90 minuti, che è quello... No, non voglio saperlo. Io parlo con i ragazzi da casa, perché a me non mi interessa. Allora, mi aspetto un pareggio. Però poi va avanti lì. Ok, vabbè, io, ragazzi, non lo so. Me la godo così... Allora, anche qui. Intanto che effetto rivedermi così, con sto taglio da pappagone, cioè sembra un altro, sembra il fratello di Mario, vabbè, però detto questo, avevi detto già, senza aver visto la partita, perché carta canta, cioè, quella era la puntata antecedente, avevi dato una tua previsione che si è avverata al 100%. In tutto e per tutto, quindi non soltanto il risultato, che uno dice, sai, magari azzecca. Hai detto: ci saranno supplementari, l'Inter farà fatica, poi a un certo punto però la andrà a vincere. E quindi? Quindi, qui si è trasformato, come hai detto tu, in un'analisi presa al 100%. E devo dire la verità, non è sempre così, cioè... 90% delle volte i numeri non mentono, poi c'è comunque una parte dove ovviamente in campo ci vanno delle persone e quindi possono stravolgere, dai un infortunio, vuoi un'espulsione, vuoi una giornata no, e quindi comunque anche se i numeri dicono una cosa potrebbe succedere comunque qualcos'altro. Molte volte, e spesso e volentieri quando sono qui, le analisi vengono confermate. Su questa partita ovviamente era molto semplice analizzarla, perché le avevo fatti vedere forse anche in diretta lo storico di Inter Parma, non era molto per la quale, cioè nel senso che comunque l'Inter ha sempre fatto fatica col Parma. Ma questi dati da dove li prendi? Cioè... sono siti gratuiti anche a pagamento, però siti gratuiti dove si possono comunque prendere. Uno è diretta.it, l'altro è Soccer Stats, quindi Soccer come calcio e Stats come statistiche.
da lì si possono prendere tranquillamente tutti i dati precedenti a quella partita, quindi sia come vittorie, pareggio, sconfitte, quindi lo stato di forma, sia il momento dei gol, quindi in che minuto, quanti ne ha subiti, se è passato per primo in vantaggio una squadra o l'altra, quante volte. Quindi incrociando questi dati, sapendoli leggere, riesci a farti, come lo chiami tu, il film di una partita che sta per avvenire. E da lì poi un trader cerca di entrare e guadagnare da questo, quindi da quello che ha capito che potrebbe succedere, cercare di guadagnare. Quindi il passo successivo è proprio entrare, investire e cercare di portare a casa un profitto. Perfetto. Non mi hai detto però qual è stata la tua vincita migliore, quella dei più grande? Sì, quella che dici, sì, la racconto con orgoglio, cioè. Ma guarda, non voglio sapere quanto. Io voglio sapere la più. No, il quanto. In G. Il quanto non lo ricordo, ma mi ricordo una cosa che mi è rimasta impressa e non so neanche se si può dire, perché praticamente avevo scoperto che c'era una piccola differenza di delay tra quello che vedevi al monitor e quello che effettivamente c'era sul campo, ed ero andato in un torneo di Challenger a Brescia di tennis. Praticamente lì era come se fossi veramente nel futuro, perché le cose che lì avvenivano da casa davanti al monitor avvenivano 10 secondi dopo, e quindi io sono riuscito a tradare cose che in quel momento erano accadute con delle quote che ancora non erano accadute, e lì io proprio, cioè, come veramente sognare i numeri dei Superenalotto e giocarli, no? E lì è vincere facile, vincere, cioè, facile, tipo, quella è proprio la musichetta del vincere facile, pongi pongi, è quella, cioè. Lì è quella stata più soddisfazione, perché lì è proprio restato un regalo, cioè sai quando trovi i soldi per terra e li raccogli, lì è proprio. E quanti ne hai raccolti, dai, buttiamole lì, dai. In quella lì? Sì. Era sui 300 e qualcosa in una giocata che non si fa quasi mai. Ah, vedi? Ma proprio regalati. Vabbè, era la prima volta e quindi mi è rimasto impresso perché non ci credevo. Ho detto, ma com'è facile? Vedi? Com'è facile? Adesso interverranno quelli di ATP e WTA. Vabbè, dai, noi. L'importante è che è tutto in regola, no? Che, quindi, ovvio. Allora, io direi che del derby abbiamo parlato di come sei arrivato ad analizzare alcuni risultati o a spiegarteli, non ci resta che parlare di quello che dovrà succedere. Per cui c'è qualche partita che hai analizzato che secondo te ci potrebbe dare delle soddisfazioni? Un consiglio per gli amici a casa? Mm-hmm. Bah, prendiamo quella di stasera che ho analizzato anche per lavoro. Stasera c'è Salernitana-Juventus. Uh-huh. La Juventus, a parte la scoppola che ha preso al Maradona dei 5 gol, le ultime partite fuori casa erano sempre finite 0-1. Cioè, veramente c'era quel famoso corto muso che continuava a ritornare. E la Salernitana di questo periodo non è così tanto irresistibile. Quindi io mi sono immaginato una partita che finirà 2-0 per la Juventus e probabilmente riuscirà a sbloccarla nel primo tempo. Quindi, se vogliamo tradurla in qualcosa che si può tradare, vittoria Juventus, vittoria nel primo tempo e partita con pochi gol. Quindi non mi porti buone notizie, vabbè. Vabbè, ma tanto non ci fa, cioè comunque a meno 15, anzi no, adesso non so neanche più a quanti sono. Abbiamo dimenticato quelli sono per la lotta, devono avere punti per salvarsi. Ma guarda, lo spirito della Juventus è lo stesso spirito di Paletta, cioè non muore mai. Cioè, stai tranquillo che di riffo di Rafa te li ritrovi sempre lì, per fortuna nel caso di Paletta, dai, Juve un po' meno. Vabbè, senti, allora io direi che c'è qualcosa che ti piacerebbe dire in chiusura di trasmissione, che magari un consiglio, come fare ad esempio a iscriversi ai tuoi corsi, perché anche quella è una cosa importante. Diamo seguito alla trasmissione costruendo dei nuovi Filippo che siano in grado di apprendere una metodologia, una materia come la tua,
e poi di trarne dei benefici e anche provare a farne trarne ad altri, perché poi il senso è proprio quello, cioè, perché un conto è giocare, quindi scommettere, un conto invece è analizzare e quindi trarre benefici dalla preparazione sostanzialmente che si ha. Voglio dire, partendo il fatto che questo è proprio un bellissimo lavoro, prima di tutto, perché ti rende la vita più vicina al calcio, perché per lavoro sei costretto, tra virgolette, ma poi deve essere un piacere guardare le partite, e ti rende libero perché ti offre la possibilità di avere veramente tantissimo tempo libero. E il guadagno che si ha facendo del trading non è paragonabile a quello che si può avere facendo un dipendente, facendo un lavoro magazziniere, tipo, cioè, quello che facevo io, ok? E senza tralasciare tutto poi il tempo che ti lascia libero, che era quello che mancava poi all'epoca quando facevo il magazziniere, no? Perché se si poteva, certo, essere tra virgolette soddisfatti, ma non lo ero, dello stipendio, non eri soddisfatto del tempo libero che avevi. Quindi già questo è un grosso punto di partenza. Quanto ci metti ad analizzare una partita, a una giocata oppure una previsione? Allora, c'è da fare una perché tu dici ho tempo a disposizione, però le partite sono mille, se vuoi iniziare a informarti su tutte, ma no, quello no, perché sennò poi rimani a fare il dipendente. Se devi usare il tuo tempo per fare, cioè no, perché comunque per guadagnare quello che ti basta ne puoi fare anche uno o due, non ti serve farne 10-15 al giorno, altrimenti fai il dipendente. Perdonami, ma guadagnare quanto ti basta cosa significa in proporzione? In proporzione, allora, cioè quanto potresti guadagnare facendo questo tipo di attività e soprattutto studiando per poi arrivare a farla diventare un lavoro? Io ti parlo in percentuale, perché la percentuale dipende poi quanto tu hai la possibilità di investire. Ok. Quindi partiamo dal 20, arrivando anche al 50% mensile su quello che tu investi. Quindi ad esempio, se tu hai un investimento, una cassa che non deve essere per forza lì, la devi vedere, quindi non ci devono essere per forza quei soldi, no? Devono essere fittizi. Tu lavori con quei soldi, se tu lavori con una cassa di 10.000, tu ti porti a casa anche 5.000 euro al mese, no? Però c'è dall'altra parte il tutto il tempo che tu puoi avere, perché tu dici sì, avere, però quanto tempo devo dedicarci? No, non ci devi dedicare tanto tempo, perché ti formi, sai cosa fare, dopodiché te ne basta 1-2 di partite fatte bene, tradate, viste, analizzate. Bene, dai, mi auguro. Quindi come possono fare i ragazzi a trovarti, eventualmente a contattarti? Perché questa è un'altra cosa importante. Io so che tu hai sicuramente una pagina su Instagram dove possono eventualmente venire a farti delle domande, che è I'm Trading. Allora, la pagina su Instagram è Filippo Corinti, sì. Sport Trader. Sport Trader. Però tranquillamente scrivendo I'm Trader, che è quello che ho scritto qua, quindi IM Trader. Vai, facciamolo vedere. Di qua, ok. Sì. IM Trader, che sarebbe io sono un trader, .it, questo è il sito, e lì anche su Google si trova veramente di tutto, quindi dalla pagina Facebook, la pagina Instagram, al sito, e da lì, dal sito, poi partono i vari link per portarti nei corsi, nei software. Cosa costa un corso? Va dai 700 in su. Perfetto. Si possono pagare anche a rate, quindi non si può pagare, non si deve per forza pagare subito. E ci sono anche dei software che ti aiutano per fare le analisi, quindi non devi per forza farle a mano, e quindi anche lì ti aiuta ad avere più tempo. È sì. Un libro. Allora, lo so che non è calcio, che giustamente, però siamo a Rocker TV, stiamo parlando di musica e di sport. Ma si possono fare queste previsioni anche nell'ambito di un concorso come Sanremo? Non ci sono elementi. Non ci sono dati. Lì non ci sono dati. Cioè, per... No, perché devi avere comunque uno storico, devi avere qualcosa. È come se fosse un torneo, una Champions League, una Coppa del Mondo, dove tu hai delle squadre che si incrociano, allora sì, dei cantanti che si incrociano, però sai che magari, che ne so, Grignani che hai citato prima contro, dimmi un altro che sarà a Sanremo, In Modà, loro due quando si sono scontrati ha sempre vinto Grignani, per esempio, allora sai che
questa volta potrebbe ancora vincere Grignani, però non è una cosa analizzabile, no, sostanzialmente. Questo no, differenzia anche se i bookmaker ti dà le quote, certo, ti fa scommettere, però sono scommesse. È pura scommessa, quindi non trading sportivo. Insomma, spero che si sia capito da casa qual è la differenza sostanzialmente. In uno ciascuno può dire la sua e rischiare in prima persona, nell'altro ti devi documentare e a seguito di un certo tipo di lavoro e di percorso. Ma la cosa che mi viene da pensare, l'ultima domanda prima dei saluti, ma se qualcuno volesse noleggiarti come persona alla quale chiedere dei risultati alla luce della tua esperienza, cioè l'hai preso in considerazione? Perché non mi sembra una cosa così folle. Io dico, a me di studiare non mi è mai piaciuto e manco mi piacerà, però mi interessa questa cosa, mi faresti da consulente? È una roba che tu faresti? Ma in realtà no, perché come te poi ce ne potrebbero essere tanti altri. Poi va a meno quello che ti hai detto, il tempo libero, cioè io preferisco non darti un pesce ogni giorno, ma insegnarti a pescare. Ok. E quindi farti camminare, anche se è più dura per te, però poi alla lunga, se manco io, tu puoi andare avanti lo stesso, no? Certo. Quindi è vero, sì, ti faccio vincere questo qua, quando siamo in trasmissione ti dico la mia, però se non vengo più in trasmissione cosa fai? È finito il gioco. Certo. Bene, mi sembra la risposta giusta per chiudere in bellezza questa nuova puntata di Rock and Goal. Io direi che, ragazzi, ci vediamo sicuramente martedì prossimo con una grande sorpresa. Questa la posso svelare perché sono già d'accordo, mi sono messo d'accordo una settimana fa. Ci sarà puntuale come la vittoria dell'Inter, che oramai quella è una garanzia. Salveranno il mondo. Ecco, sarà puntualissimo in questo caso Andrea Ranocchia, grande cuore nerazzurro, grande calciatore, e tra l'altro io sono tifosissimo dell'Inter ma anche del Monza, visto che sono nato a Monza, e lui ha giocato in tutte e due le squadre. Mi è dispiaciuto molto del suo ritiro, però non vedo l'ora di fargli un po' di domande nella diretta futura. Quindi, ragazzi, io direi che se avete sentito bene, il merito è del nostro grande fonico in regia, Diego, quindi un bel applauso per Diego, bravo. Grazie Diego per il tuo lavoro prezioso. Se avete visto bene, il merito è sicuramente di Simone in regia e di Dave. E poi ringrazio come al solito i miei compagni di viaggio, Pale e Andrea dei Lacuna Coil. Ringrazio Filippo per essere stato qua in questa trasmissione. All'ultimo minuto l'abbiamo improvvisata perché, ragazzi, doveva essere una puntata monotematica su Budel e purtroppo gli hanno rubato la macchina. Succede anche questo nel 2023. Con tutti i business che ci sono. Per cui a questo punto non rimane altro che darvi appuntamento per la prossima settimana, puntuali come la vittoria della Supercoppa dell'Inter. E andiamo, vai. Ciao ragazzi, ciao Filippo. Ciao a tutti.